Alessandro Pietrantoni, di Federica Caggiano e Elena Pietrantoni, che ci parleranno di Vespa Style Roma. Benvenuti ai nostri microfoni. Buonanotte a tutti i radioascoltatori di Radio Radio Benet. Allora, Vespa Style Roma nasce da una mia idea, nel senso che comunque a Roma, il comune di Roma soprattutto, è, diciamo, frequentato da molti turisti, vista i monumenti e la storia di Roma, e di conseguenza abbiamo deciso di organizzare questa agenzia, che permette poi e ai turisti e ai romani di visitare in modo diverso la città e i monumenti di Roma. Allora, innanzitutto, voi noleggiate cosa? Allora, noi noleggiamo dalla bici normale alla bici elettrica, alle vespe, ai scooter, diciamo tutto quello che comunque permette di visitare Roma nel modo migliore, conoscendo anche quello che poi è il traffico, conoscendo quello che comunque sono i problemi dei mezzi pubblici, dei scioperi che puntualmente comunque a Roma ci sono. Quindi diamo l'opportunità e ai romani e comunque ai turisti di visitare Roma in maniera diversa. E oltre al discorso di indipendenza, secondo noi è anche un discorso economico, perché noi comunque abbiamo tanti prodotti che comunque hanno un rapporto qualità prezzo ottimo e che possono sostituire tranquillamente quelli che sono i spostamenti con i bus o con i taxi, ad esempio. Che tipologie di tour fate? Allora, noi facciamo in pratica dei tour organizzati per tutte le tasche, diciamo così, e sia con tour leader, quindi con un accompagnatore o più accompagnatori che accompagnano i turisti o comunque i romani nei vari itinerari che noi poi proponiamo. Ad esempio, abbiamo l'Impero Romano, che comunque è un tour che si svolge al Colosseo, Foro Romano, Arco di Costantino, Circo Massimo, Bocca della Verità. O poi possiamo passare anche a quei tour barocchi, ad esempio, dove vengono visitate tutte le piazze con tutte le fontane del Bernini, del Borromini. E questi sono comunque accompagnati dai tour leader e oltretutto da un audioguida in tutte le lingue, quindi dal russo, cinese, giapponese, inglese, francese. Federica e Ilenia, voi siete un po' la parte femminile, in particolare Ilenia, che è tua figlia, è un po' la testimonial. Quindi a te ti piacciono, per esempio, questi tour che organizza papà? Sì, mi piacciono molto perché danno la possibilità di visitare i monumenti e soprattutto di vedere anche ai turisti e città comunque in libertà. Quindi, per esempio, tu a chi li consiglieresti? Soprattutto ai turisti e anche a tutte le persone che ne hanno voglia e che vogliono vedere la città. Bene, invece tu, Federica, ti occupi un po' della parte un po' più burocratica. Sì. Quindi, ecco, per esempio, se io volessi affittare, ecco, una Vespa, ma devo avere qualche documento particolare? Sì, la patente, ovviamente quella per la macchina va bene, perché 125 possono essere guidati con la patente per la macchina. E un deposito come cauzione per lo scooter, che poi verrà restituito comunque alla fine del noleggio. E basta, tutto qui, insomma. Faremo poi un contratto con tutti i dati di chi lo noleggia. Quante ore è possibile affittarla? Quanto si vuole. Il minimo parte da 3 ore, perché comunque tempo di fare il contratto, di partire e tutto quanto, comunque il minimo è 3 ore. Poi il massimo può essere una settimana, 2 giorni, 3 giorni, quanto si vuole. Allora, potete contattarli allo 06 44 66 268. Loro si trovano in via Milazzo 3A in zona Termini. Ricordiamo poi anche il contatto Facebook Vespa Style Roma ed il sito web www.vespastyleroma.it. Infine, se volete richiedere qualche informazione, potete farlo anche a info@vespastyleroma.it. Ma quindi sul sito e la pagina Facebook, per esempio, troviamo tutti i modelli, le cose? Allora sì, se andate sul sito trovate tutti i modelli dei mezzi che noi noleggiamo, trovate tutti i prodotti che comunque noleggiamo, quindi a partire dai classici noleggi fino ad arrivare a tutti i tipi
a tutti i tipi di tour. E poi niente, prima di chiudere volevo dire insomma che per quanto riguarda lo staff di Radio Radio, se volete venire a trovarci avete comunque un noleggio gratuito di mezza giornata, e ai radioascoltatori di Radio Radio che avranno comunque un trattamento particolare venendo comunque a nome di Radio Radio. Grazie Alessandro, perché tu sei rimasto colpito dalla mia faccia euforica quando ho visto comunque la tua locandina. Bene, senti, vogliamo salutare tutti gli altri membri dello staff che so che non sono oggi qui con noi, però ci sono. Sì, purtroppo sono al lavoro, non sono pronti a venire tutti. Comunque saluto Danilo, saluto Alfredo, saluto Sergio e gli altri dello staff. Bene, quindi un saluto da tutti noi, ma soprattutto cari ascoltatori, sfruttate il bel tempo, andatevi a divertire, fatelo in maniera intelligente acculturandovi, e io ve lo consiglio Vespa Style Roma, Alessandro Pietrantoni, Federica Caggiano e Elena Pietrantoni. Grazie ancora per essere stati qui con noi. E infine, scusate, un saluto al direttore. Saluto al direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovan Battista, con cui condivido la mia fede calcistica. Bene, allora grazie ancora a voi, Vespa Style Roma, mi raccomando, tutto da provare. Grazie ancora.